lui si emozionerà per questo, però a me piace molto la sua architettura, perché è un architetto anomalo, nel senso non so come fa a fare davvero l'architetto realmente, cioè gli danno delle commesse favolose, accontenta i committenti, cosa difficilissima. I committenti fanno i soldi dopo che lui ha realizzato le sue aspettative. Comunque sono delle opere molto belle e cambiamo materiale perché è vero che lui costruisce anche il legno, ma costruisce tantissimo in acciaio e utilizza anche molto il vetro. Ed è uno di quegli architetti di una volta che quando c'è un problema, che cosa fa? Una Inventa volta. una soluzione, sì, perché è strano, ma cerca la soluzione più conveniente per il committente. È importante questo perché lo capirete guardando le slide dell'architetto Giuliano Fassi. Video a sorpresa. Perché racconto questo? L'autore è un medico, è un professore, un grigio professore di Berna che alla fine della sua vita incontra e riesce a salvare da un suicidio una donna. E questa donna poi gli regala praticamente questo libro. È un biglietto per Lisbona. E lui parte, rompe la sua normalità, la sua grigiezza, parte per Lisbona e ricerca quest'autore. Chi è quest'autore? Quest'autore è quello che avete visto nel filmato, è un medico filosofo che crede nella bellezza e crede nella centralità dell'umanità. Lui fa parte della resistenza contro Salazar e come medico fa una cosa sconvolgente, cioè salva un torturatore. Questa cosa non viene accettata, cioè dalle persone della resistenza, perché ma lui dice io ho un altro senso della vita, cioè per me è oltre. Parto da questo perché mi ricordo un altro personaggio, sempre nero. Io faccio parte di quelli che l'immaginazione che ama il cinema, che nasce con la televisione, per cui l'immagine è importante. Uno dei più celebri film degli ultimi anni è Il Ponte sul Fiume Kwei. Lì c'è la storia di un ingegnere, anche lui. Viene quasi accusato di alto tradimento perché lui fa un ponte più bello di quello che avrebbero fatto i giapponesi, ma lui lo fa per voi. Lui no, e qualcuno gli dice: ma tu perché fai questo ponte così bello? Potresti, anzi, tu non dovresti lavorare contro il nemico. Ma lui dice: no,
come il medico deve giustamente salvare le persone, l'ingegnere costruisce il ponte più bello. E poi sarà poi lui, tragicamente, che farà saltare il ponte. E questo è l'aggancio che mi serve per capire, anche in questo luogo, no? Questo tema del rapporto con la nostra professione e chi siamo noi, perché poi alla fine siamo esseri umani, la prima cosa importante è questa. Cioè noi quando nasciamo con uno stock di innocenza. Lo stock di innocenza ci viene gradualmente portato via da quello che ci succede tutti i giorni e diventiamo cinici, diventiamo apatici, togliamo la fantasia, rinunciamo e ci schematizziamo. Ecco, lo stock di innocenza lo rinnova una cosa soltanto, quello che stiamo facendo, cioè la formazione. È soltanto la formazione che ci ricrea la possibilità di rinnovare e rinnovarsi, rimeravigliarsi. E questo è l'elemento più forte. Io credo che gli architetti, i costruttori, gli ingegneri, siano paragonabili a medici dello spazio. La nostra finalità è quella di creare spazi per il piacere, per la qualità, aumentare la qualità della vita per le persone, creare spazi diciamo che le nostre medicine sono i colori, le forme, le proporzioni. Questo è l'elemento centrale. E poi trattiamo con una cosa importante, con uno dei quattro principi dell'universo. Noi con la forza di gravità ci facciamo i conti tutti i giorni. Uno degli elementi centrali, che non valgono soltanto per questo territorio, ma valgono nell'universo, cioè appunto la forza di gravità, è un gioco sapiente che noi andiamo a fare. Andiamo a fare questo gioco sapiente tra la fantasia e la razionalità. Noi cerchiamo di elevarci e la forza di gravità ci tira giù. E lì sta l'invenzione, la forza nostra, quello che potremmo fare. Noi siamo un'ultima cosa. Noi siamo razionali e non ed emozionali. Shakespeare diceva: noi siamo fatti della stessa materia dei sogni. Il nostro mondo è sia razionale che emozionale. Anzi, l'80% delle nostre azioni avvengono a livello emozionale e soltanto il 20% è razionale. E questo lo dobbiamo sempre tenere presente, e anche nell'ambito della nostra professione. Questo vi faccio vedere 5 progetti che ho fatto negli ultimi 15 anni. Quello che vedete dietro a me è un progetto di un infobox di un parco romano, Punto Verde Qualità, concorso vinto. Questo progetto ha 15 anni, è stato realizzato 15 anni fa. La cosa straordinaria di questo posto forse sono probabilmente i vini marittimi, perché è molto poco romano. È una combinazione di acciaio, legno e alluminio. Viene costruito nel rispetto anche delle norme e del tema per cui noi siamo qui. Cioè, noi, il mondo dell'ecocompatibile ormai è un elemento di ibridazione dei concetti dell'estetica e della cultura architettonica. È un'ibridazione irreversibile, per cui noi non dobbiamo rinunciare alla composizione, ma dobbiamo tener conto dei nostri elementi proprio di ecologia. Questo edificio fu fatto nel restauro di un parco, e questo era un vecchio parco con la vista di Bocce, e sull'impianto di cemento della vista di Bocce, sulle fondazioni di questo, senza toccare altri elementi, è stato realizzato questo elemento qui. Ovviamente questa è la parte verso il mare, verso il vento e verso la parte sud, che creano questi shed. Sono due corpi di fabbrica, e la combinazione e il dialogo che vedete è anche non l'ambientalismo
ma anche proprio la ricerca dei volumi, la presenza proprio dell'oggetto di per sé. Questo sempre con immagini. Questo era composto da una parte di caffetteria e un'altra parte di un mini spazio espositivo. Il secondo elemento che vorrei far vedere è la costruzione di un vivaio, viene progettato da un committente illuminato un po' pazzo, perché se non c'è pazzia probabilmente non avrebbero fatto questo progetto. Questa è una struttura, è una specie di bolla con una struttura di larga 14 metri e alta 8, è strutturata in acciaio inox con sezione del 100. Ecco, queste sono alcune immagini della costruzione. L'elemento interessante, ovviamente era abbattere i costi, è che abbiamo degli elementi verticali rigidi, mentre la centinatura si limita soltanto sulla parte curva, cioè sulla parte orizzontale. Questa è una struttura portante che porta a una struttura vetrata. Questo è lo schema. Ecco, questa è la composizione, dove questa serra biomimanica viene fatta dentro questo vivaio dalla parte esterna, come elemento centrale di un nodo. Queste sono immagini notturne. È un luogo dove, oltre a fare vivai di smoke, si fanno anche eventi. Vengono a cantare la sera, c'è il laghetto o altri elementi. Sul tema di sperimentazione abbiamo anche quest'altra forma particolare, che è un'ogiva. Questo è un concessionario di auto. Pure questo edificio risale quasi a 15 anni fa. E diciamo che qui l'architettura c'è stato questo rapporto tra progetto e prodotto. Il committente scala 75 posizioni sul mercato nazionale investendo nell'architettura. Cioè, questo è un progetto che ha raddoppiato i costi, ma il tempo di rientro dell'investimento è stato un quarto, perché la qualità architettonica è stata tale che è stato un successo commerciale. Il meccanismo di struttura è la stessa, cioè abbiamo una struttura portante in tubolari d'acciaio che porta dei vetri strutturali, e la stessa tecnologia viene usata anche in questo caso. C'è l'elemento sorpresa, poi ci sono materiali, potremmo dire, ovviamente stiamo in Italia e siamo a Roma in particolare, per cui questo edificio non ha finestre sul lato sud e sud-ovest, e ha questa apertura solo sul lato nord. L'elemento vetrato è molto quasi nascosto, diciamo, emerge da sottoterra, attraversa la parete di rame e è limitata alla zona nord. Infatti è sopra, non so se si vede, c'è un'apertura che permette una circolazione di aria che viene dal garage da sotto, perché praticamente funziona quasi senza climatizzazione. Queste sono immagini notturne. Sì, questi sono gli interni. Queste immagini interne, sempre il discorso del paesaggio, anche qui situazione romana, il pino marittimo che entra, cioè stando lì la differenza è che invece di stare in uno spazio del nord Europa c'è questa dimensione romana in qualche modo.
questo è il sotto, e diciamo che l'ogiva da terra è alta 14 metri e una larghezza del cerchio intorno ai 10 metri nel punto massimo. Altre immagini, dettaglio sotto. Volevo farvi vedere quest'altro, il terzo edificio che volevo mostrarvi è questo, è una scuola, è un impianto complesso scolastico, una specie di mini università, si trova nella zona di Avezzano, un'area che era stata distrutta dal terremoto, e l'unico elemento forte e caratterizzante la zona era proprio i grandi paraboloidi di telespazio, cioè sono queste le cose che a me mi hanno intrigato, per cui ho voluto giocare un incrocio di volumi, cioè due coni che si incrociano e si compenetrano in qualche modo, e l'elemento di cupola che è contenuta, che sta sopra, che è contenuta anche nello schema. Questo è il modellino. Quello che vedete invece, i corpi scala riportano un pezzo di cielo, cioè il piccolo carro con la stella polare, e qui diventa un elemento tra il gioco e quello che volete. Queste sono immagini poi di controllo del computer, e poi vi faccio vedere la realizzazione. Il centro è funzionante, le pareti, le vetrate sono state tutte calcolate, cioè perché la zona di Avezzano tra l'altro è analoga come zona climatica addirittura alla stazione sciistica, per cui c'è stata un'attenzione enorme sulla pavimentazione, sulla parte proprio di risparmio energetico. Queste sono le vetrate, sono fatte con una specie di codice a barre in qualche modo, no? Che riprendeva il disegno base. Queste sono le notturne. Questa è la sezione definitiva rispetto allo schizzo iniziale. L'aula magna si trova sotto, allora sotto almeno 11 metri tra la base sotto e l'elemento della cupola, ci sono circa 30 metri, e come vedrete nella immagine successiva, vi faccio vedere questi dati, guardate che questi sono dettagli costruttivi, cioè per fare questa cupola sono state fatte, ecco, queste sono le centine, è stata fatta una dima e poi su quella lavorata in cantiere, sempre qui a Roma, sono state create tutti i spicchi della cupola che copre lo spazio interno. Ecco, questa è la parte realizzata. C'ha delle celle che si aprono, praticamente è aperta e chiusa, questi elementi qui si aprono e si chiudono secondo la ventilazione che si riesce a dare, e l'occhio centrale ha la stessa funzione legato anche al tema dell'antincendio, perché in caso di incendio si apre per far evaporare i fumi. E questa è l'immagine della cupola. Che lo stesso disegno che era stato fatto nel codice a barre sulle facciate ritorna nel volume interno, nel cono interno che incrocia, c'è quest'altro cono che lo attraversa, che viene da sotto, che copre la magna, che è praticamente 11 metri di sottoterra. E però questo è l'ingresso, in questo ingresso c'è il croce.
Il software è lo stesso. Parliamo di software BIM e accenniamo qualche nome, Credit. Il software è lo stesso, ma lì erano circa 60.000 euro, in dollari poco più, poco meno, spese bene. Qui da noi lo stesso studio di Roma cercava di mettere dentro 8 licenze Revit e non lo usavano, perché mancava la testa a guidare il sistema BIM. Il sistema BIM è qualcosa che, diciamo, una filosofia BIM applicata a software e hardware implica un certo nazismo, no? Dobbiamo violentarci per dire quel giorno dobbiamo fare quella cosa o meno, ma c'è una fase elastica dentro il processo che dice che se un giorno ha piovuto e la segretaria è impiegata 8 ore su un processo e non è seguita a venire, automaticamente il software ricalcola le ore di partite per quel personaggio, le distribuisce, calcola quanto incide il chiamarne un altro, quanto si è fermato il lavoro perché è mancato un carpentiere, e dicendo no, sul posto di lavoro. È tutto misurato. Questo porta a gestire progetti, non so quanto si vedono bene, di quasi fantascientifici, non impensabili, forme morbide, forme legate, quintali d'acciaio, di bulloni. Quindi neanche progetti razionalisti o italiani, tra virgolette, belli, ma comunque molto semplici da realizzare. Non parliamo di cemento, parliamo di acciaio, legno, vetro. Quindi tutti i materiali che vengono assemblati insieme sul posto, ma che devono essere prima ancora misurati e quantificati. Ok? Ecco, ho messo dei rendering perché spesso i rendering, quando li guardiamo sulle riviste o li scarichiamo da internet, poi diciamo rimangono rendering o comunque sono immagini che lasciano il tempo che trovano. Invece in realtà questi progetti fanno in modo che il rendering coincida esattamente col progetto realizzato. Questo è sempre tutto morfosi. Parliamo di grattacieli. Nel BIM, e faccio un inciso, il management sta per la gestione. Quando un progetto è finito, e mi rimetto ai vostri condomini, se andate in condominio, no? Quando un progetto è finito e viene consegnato, chiave in mano, al costruttore, sì, insomma, al committente, il committente lo vende e voi entrate dentro casa, condominio. Ma chi ci dice quanti punti luce ci stanno, quanto durerà una lampadina, io faccio esempio la lampadina, quanto una presa è funzionale o meno, quanta durata c'ha con il fisso, ce lo dice il progettista a monte con BIM. Se il BIM producesse degli elaborati tali che anche l'amministratore di condominio ci avesse tutti i pezzi del sistema, sapremmo già quanto andiamo a spendere a fine bimestre di condominio, senza inventarci nulla, no? Senza improvvisare l'impresa che tappa una cosa perché si trova un cavetto perso, una cosa mancante. Loro fanno questo discorso qui, loro nel grattacielo consegnano chiave in mano al progetto e sanno già che quel vincolo c'è la vita. Salvo cataclisma di 10 anni, dopo 10 anni andrà manutenuto in un pezzo, 10 anni. Altro progetto sgarbato, renderizzato, ma poi realizzato. Come diceva prima l'architetto Fausti, spesso l'architettura, noi questo concetto l'abbiamo perso da troppo tempo, è considerata qualcosa, è considerata mattone, qualcosa che rimane lì, una volta costruita, finisce, abbiamo perso l'occasione del lavoro, cerchiamocene un'altra. No, l'architettura deve diventare, come la vedono loro, un oggetto che genera business, no? Quindi che genera flussi, genera attività. E loro vedono questo tipo di esperienza, qui ho messo comunque acciaio e poesia sul fiume, vedono questa esperienza proprio perché deve portare il business, non deve morire lì. Finita l'architettura, comincia il business. Parliamo ancora di edifici costruiti interamente in BIM, interamente in BIM. Quindi ogni pezzetto di tassello è quantificato, misurato, il vetro è... Anche la iola, ovviamente, sappiamo quanti fiori di terra c'è. Questa è la caratteristica, quindi è dimostrato che questi, dopo aver fatto rendering e BIM, vanno in cantiere e costruiscono, e va sicuro che per costruire forme del genere non ce n'è. O computer o zero. Rischiamo di fare errori veramente grossi. Ancora BIM applicato a vetrate e acciaio. Due piccoli padiglioni, uno serve per accogliere dei turisti e l'altro invece serve proprio come infobox espositivo, tutto realizzato in BIM, quindi i rivestimenti di forme triangolari, forme difficilissime, vengono tagliate, misurate, prodotte dal computer e quindi poi quantificate. Un rendering dove già la struttura d'acciaio interna è diciamo misurata in BIM, quindi sappiamo tutto, sappiamo quanto pesa. Ad esempio per gli orafi, nel settore orafi, il BIM prevede che l'oggetto che esce dalla stampante 3D ha già un costo, perché sappiamo già quanto pesa, quanto metallo ci va.
quanto ci va, quante piene ci vanno. Il computer già dà il risultato del prezzo al costo. E ho messo infatti le ultime due o tre immagini legate a forme molto, molto complesse ma molto matematiche. Quindi la tecnologia dove sta andando? Sta andando verso, e la prova è da dire, verso una matematica spinta. Se non conosciamo la matematica difficilmente rimaniamo al passo con i tempi, vivremo bene comunque, però rimaremo un po' tagliati fuori, e tutte le forme che nascono come novità anche nel campo della moda nasceranno da un sistema, tra virgolette, BIM, che le misura, le quantizza e le definisce come geometrie altrimenti impensabili. E chiudo, qual è la parte mancante di questa catena? Allora, c'è l'uomo con la filosofia BIM, quindi l'uomo corretto che già sa che il progetto viene prima appunto contato nei minimi dettagli. C'è il software, c'è l'hardware, ci sono le stampanti, manca il software. Il software è l'oggetto, codice macchina, che ci consente di costruire forme, qui per me è una piuttosto semplice, e di modificarle in maniera parametrica cambiando soltanto dei numeri nella formula matematica che abbiamo utilizzato. Un software tipo BIM, io lo utilizzo da parecchio tempo, ma sta andando un po' per la maggiore, è appunto Rhinoceros. Rhinoceros è un software che è nato come un CAD normalissimo, si è trasformato in pochissimo tempo, americano, in un BIM eccellente, perché consente di parametrizzare qualsiasi tipo di funzione. Altri software tipo BIM, abbiamo detto, sono Archicad o Architectural Desktop. Chiudo con questo dicendovi, che mi riallaccio a Giuliano Fausti, non è che la tecnologia ci taglia le mani, non è che ci toglie poesia, perché penso che di poesia in quelle immagini ne abbiamo vista abbastanza. Ci dà soltanto una regola più precisa, forse, più attuale, per misurare costi e spazio. Grazie a tutti. Adesso cambiamo un po' di tema, perché prima era legno, poi era acciaio, adesso invece parliamo un po' del vetro. Abbiamo qui per Vitec e il dottor Francesco Matteucci che ci parlerà di Marco Pino per l'edilizia sostenibile. Per cui lascio la parola a lui perché il suo intervento è complicatissimo, non potrei introdurre in modo diverso. Buongiorno. Vi provo a presentare cercherò di fare un intervento, io mi presento, ho fatto svariati mestieri, tra cui ricercatore, ho fatto delle start-up, adesso lavoro all'interno di un distretto tecnologico che cercherò di spiegarvi. Allacciandomi ai miei bellissimi interventi precedenti, il mio intervento, se mi permettete, in quanto voi siete liberi presidenti, io non sono abituato a fare relazioni di questo tipo, perché di solito le faccio più scientifiche. Cercherò di introdurvi cosa vuol dire nel 2015, in un'Italia che speriamo riparta, fare innovazione tecnologica. Quindi il sottoscritto, che lavora da 15 anni nell'innovazione tecnologica, le persone con cui lavoro, intendono per innovazione tecnologica lo sviluppo di un prodotto in tutto il suo percorso per andare sul mercato. Quindi se la ragioniamo nella logica di ricerca e sviluppo, l'innovazione è la prosecuzione e quindi comprende tutto il fallimento, tutti i successi che ci sono all'inizio. Molto brevemente la presentazione vi dirà un po' che cosa secondo noi, non solamente secondo noi, fare innovazione, che cosa sono i distretti tecnologici e poi nello specifico il titolo Smart Windows inizia ad introdurvi quelle che sono i nanomateriali, le nanotecnologie. Una brevissima presentazione di Smart Windows, perché qui è molto difficile definire la parola smart, che ha tantissimi significati, e poi cosa vuol dire lavorare sul supporto vetroso con dei dispositivi basati su nanotecnologie. Dal punto di vista pratico, io e il collega con cui lavoriamo veniamo tutti dalla diretta dei centri di ricerca privati e abbiamo ricevuto questa chiamata da parte di un professore dell'Università del Salento che aveva vinto un progetto PON all'interno dei quali c'erano queste strane creature che, se andate su internet, adesso stanno spopolando, che si chiamano Living Lab. Living Lab per definizione è composto da quattro lettere, di solito sono le quattro P, che sono Public Private Partnership, e quindi sono delle aggregazioni pubblico-private per sviluppare sostanzialmente innovazione genericamente nell'ambito ICT, quindi diciamo
Information Communication Technology. Nel nostro caso, identificare un leading lab che lavori sulle nanotecnologie, vi rendete conto che non è facile coinvolgere il cittadino nella parola nanotecnologie, quando non è proprio facile spiegarla, ci sono tante parole, eccetera. E questo collegato da un lato allo sviluppo appunto di dispositivi smart windows e dall'altro a un progetto di alta formazione. Alta formazione il cui obiettivo, anche qui molto ambizioso, è di sviluppare questa figura che in Italia molto manca, che è un manager dell'innovazione. In pratica una persona che è in grado sia di fare la sua startup che di sviluppare all'interno di un'azienda un'innovazione. Ripeto, innovazione dove vuol dire il fine ultimo è quello di farci dei soldi, fare del business. In Italia questa paura, già quando nominiamo la parola soldi, nominiamo la parola imprenditoria, c'è un grosso dilemma, perché non è chiaro che l'imprenditore genericamente è quello che dà lavoro, che produce lavoro e produce benessere. Spesso noi italiani non abbiamo questo grosso stima della parola imprenditore. Vi faccio un esempio: l'Unione Europea ha per la prima volta nel 2010 ha fatto il piano per l'imprenditoria innovativa, quindi non è vero solo noi italiani, ma in Europa fare business ha una visione completamente diversa dagli Stati Uniti. Adesso questa visione è, diciamo, arrivata al suo apice nel momento in cui ci si è resi conto che tantissimi soldi che noi cittadini mettiamo nella ricerca e nello sviluppo poi non si tramutano in prodotti. Gli hanno dato un bellissimo nome, che è European Paradox, quindi dicono è un paradosso. Noi mettiamo, non è vero, però diciamo in proporzione abbastanza soldi nella ricerca e sviluppo, ma alla fine non vediamo questi prodotti. Un altro esempio che vi faccio, se vi capita di leggere un bellissimo libro, secondo me, che si chiama Lo Stato Innovatore, di una ricercatrice italiana, Maria Mazzucato, che insegna all'Università del Sussex, e lei spiega in questo Stato Innovatore il fatto, e ripeto, nonostante io mi consideri un enorme ignorante di innovazione, ci lavoro da 15 anni, non lo sapevo che dietro da qualsivoglia sviluppo tecnologico statunitense, faccio un esempio, il Siri dell'iPhone, ci sia una marea di soldi pubblici, quando invece un ignorante come me pensava che pace l'anima sua, Steve Jobs avesse investito solo soldi suoi e dei suoi investitori. No, lo Stato partecipa. Lei in questo libro fa vedere, adesso vi spiegherò il perché, come sia necessario sviluppare questi ecosistemi dell'innovazione. Parola molto bella, ecosistema dell'innovazione, cosa vuol dire? In pratica si sviluppa innovazione se, come spiegava il relatore precedente anche nel caso del BIM, c'è una visione da un lato molto gerarchica e molto organizzata, dall'altro c'è veramente una fertilità dove tutti sanno e perseguono l'innovazione. Questo perché? Perché studi, ormai abbastanza accettati come è successo nel caso del cambiamento climatico, dimostrano, numeri alla mano, economisti, scienziati, ingegneri, architetti e quant'altro, che dove c'è innovazione c'è benessere della popolazione. C'è un legame ormai, una perfetta linea retta, un R come indice di regressione perfetto che lo fa vedere. E quindi l'obiettivo nostro, nel caso di Living Lab, è stato quello di creare questo ecosistema dell'innovazione attorno all'argomento nanotecnologie. Dal punto di vista pratico, la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di unire quelli con i capelli bianchi, che sono quelli in alto a destra, io e mio collega, con questi 7 tra laureati in ingegneria, dottori di ricerca in medicina e laureati in chimica, che avevano delle idee finanziate dall'Unione Europea, e abbiamo cercato di portarli a livello di andare a fare o manager all'interno di aziende oppure sviluppare la loro startup. Come ci siamo mossi? Ci siamo mossi con quello che abbiamo imparato il mio collega in 30 anni o in 15 di innovazione, quindi cercando di valorizzare da un lato un enorme know-how in ambito nanotecnologie che c'è in Puglia, tra Lecce e Bari, magari molti di voi lo sapete, molti altri no. In Puglia recentemente, negli ultimi 36 mesi, noi cittadini abbiamo stanziato circa 22-23 milioni di euro per fare il più grosso centro di ricerca in Italia sulle nanotecnologie. Verrà inaugurato tra giugno e settembre, anche questo è un successo perché avrà solamente 3-6 mesi di ritardo, e sarà un laboratorio di 12.000 metri quadri, dove però in una logica purtroppo non ancora di successo, e uno dei principali cause sono anch'io, non siamo ancora riusciti ad avere questo successo, c'è una grossa divisione tra la ricerca fatta dai ricercatori pubblici e le imprese, e si deve cercare di colmare questo gap e inoltre stimolare la nascita di nuove start-up, perché dietro da un grande prodotto tecnologico è molto difficile che ci sia una grande azienda che lavora da solo. Ci deve essere appunto questo ecosistema, soprattutto quando si lavora in un'ottica di innovazione tecnologica, questa bella parola che è open innovation, cioè lavoriamo in un'innovazione aperta,
perché la famosa cross contamination è, al di là del fatto che è una parola straniera, però è vera: dove c'è innovazione, dove c'è questo ambiente fertile, allora si sviluppa l'innovazione. Se l'innovazione è sterile, potrà nascere una cosa da sola, ma non ci sarà benessere della popolazione. E credetemi, questi non sono discorsi politici, lungi da me, sono discorsi basati, se volete dopo vi faccio vedere una letteratura scientifica che dimostra queste cose. Ci sono soggetti pubblici dentro un distretto dell'alta tecnologia, ci sono soggetti privati, grandi, piccoli, e si cerca di fare dei tavoli. Ci sono due tipi, genericamente detti, di approcci alla innovazione tecnologica: quello pull e quello push. Molto semplicemente, quello pull vuol dire che la ricerca viene tirata, cioè c'è praticamente una necessità, un unmet need, e si deve trovare tra le tante soluzioni emergenti quella che risolve il problema, che il mercato, quindi c'è una domanda che tira. Quella push invece è il ricercatore che ha la sua ricerca e dice: come faccio a metterla dentro al mercato? Come faccio a sviluppare questa ricerca perché io ci faccia dei soldi? Bene, ovviamente parlare di nanotecnologie vuol dire parlare di tutto. Noi abbiamo tre settori specifici. Uno, quello dei materiali avanzati, che si declina in due applicazioni: la parte bio, quindi tissue engineering, medicina rigenerativa, medicina traslazionale, di cui ovviamente non vi parlerò oggi, e quella di cui finalmente nomino la parola, efficientamento energetico. Cosa vuol dire parlare di nanoscienza? Innanzitutto vuol dire una cosa che c'era dal IV secolo avanti Cristo, già la coppa di Licurgo era una coppa di Croica, il cui colore variava all'incidenza della luce semplicemente perché c'era una miscela di nanoparticelle di oro e argento che, in funzione della lunghezza d'onda che ricevono o rifraggono, cambiava colore. Bene, ci sono voluti diversi anni e le cose sono andate avanti, ci sono un sacco di prodotti dove ad oggi, qui vi ho riportato un esempio, Nature, che come sapete è la rivista scientifica più importante al mondo, nel 2006 hanno scoperto che in questa mitica, se andate a vedere su internet, sciabola di Damasco, aveva queste proprietà meccaniche incredibili perché c'erano dei nanotubi di carbonio, questi CNT, carbon nanotubes. Bene, ma da quando è che abbiamo iniziato a capire che cos'è la nanoscienza? Se non lo conoscete vi consiglio di andare a leggere i suoi libri, anche se io non l'ho mai capito. Richard Feynman, che giusto ha preso un premio Nobel nel 1959, nel suo testo There's Plenty of Room, ci diceva: caspita, se riuscissimo veramente a modificare le nanostrutture, cioè queste strutture quasi subatomiche, da 1 a 100 nanometri, beh, potremmo ottenere dei materiali con delle prestazioni incredibili. Bene, nel 1974 questa cosa ci hanno iniziato a credere, le cose si sono evolute. Nel 1981 due ricercatori dell'IBM hanno fatto una scritta con 36 atomi, IBM, 36 atomi, perché avevano sviluppato una tecnologia che riusciva a movimentare degli atomi, questo STM. Nel 1999 ha iniziato a capirsi, già nel 1990, che le nanotecnologie erano non solo fattibili ma potevano portare soldi. Purtroppo l'esempio che vi faccio non è italiano: gli Stati Uniti nel 1992, se non sbaglio la data, sono partiti con questa iniziativa che si chiama NNI, National Nanotechnology Initiative, hanno messo sul piatto della bilancia 40 miliardi di dollari, che sono andati avanti per un piano ventennale. Queste sono parole che fanno paura in Italia, perché già 20 mesi è difficile, loro hanno fatto 20 anni, ancora ci stanno lavorando. E questo piano ha sviluppato un vero e proprio ecosistema dell'innovazione in ambito nanotecnologie, cioè c'è un programma ancora oggi negli Stati Uniti che va nelle scuole. Oggi il primo relatore fondatore di Casa Clima ha parlato dell'educazione dei bambini, va nelle scuole negli Stati Uniti, hanno dei soldi, cosa incredibile per noi, andare nelle scuole elementari a far giocare i bambini con le nanotecnologie. Poi immaginatevi un bambino a 8 anni che inizia a maneggiare una nano cosa. Io avevo un dottorato di ricerca quando ho capito, e ancora adesso faccio capire che cos'è una nano cosa. Bene, negli Stati Uniti già a 6 anni glieli mettono da giocare. Cosa vuol dire nanotecnologia? La definizione l'ho presa, diciamo, dalle norme, e ci dice che è la manipolazione della materia su scala dimensionale inferiore al micrometro, tra 1 e 100 nanometri. Come sapete, quando si parla di atomi e di ioni siamo in angstrom, 10 alla meno 10, i nanometri sono 10 alla meno 9, okay? Quindi sono cose estremamente piccole. Cosa vuol dire lavorare sui nanomateriali? Vuol dire riuscire a modificare delle proprietà chimiche e chimico-fisiche. Quindi vuol dire andare ad agire su quello che può essere l'assorbimento, le proprietà magnetiche, le proprietà elettriche, le proprietà meccaniche, con una efficacia nell'azione che andiamo a compiere estremamente elevata.
Cosa vuol dire? Bene, queste non sono foto dell'altro mondo, ovviamente sono foto fatte al microscopio a trasmissione elettronica, vuol dire che quei puntini hanno da 1 a 10 nanometri, ma quella modulazione di dimensione e di morfologia che voi vedete, che è fatta alla 10 alla meno 9, è fattibile. In questo caso sono cristalli, nanocristalli colloidali, vedete, sono degli ossidi, queste sono miscele di diversi ossidi. Questo perché ve lo faccio vedere? Perché io devo idealmente portare con i soldi che mi danno come stipendio dell'innovazione in queste cose, quindi la preoccupazione nostra è quella di guardare alle applicazioni. Bene, ad oggi, già se andate a mettere la parola nanocomposite su internet, vedete che nell'aerospazio è stato fatto un'enorme evoluzione tecnologica quando hanno iniziato a usare questi materiali nanocompositi, fatti da un legante e da una matrice, due diversi nanomateriali o uno dei due sono nanomateriali insieme e otteniamo delle performance meccaniche incredibili. Giustamente direte, ma che cosa c'entra questo con l'efficientamento energetico? Iniziamo a vedere quello che voi conoscerete meglio di me, i materiali, quelli che sono i famosi aerogel, oppure i VIP, Vacuum Insulation Panels. Questi sono tutte tecnologie o materiali che rientrano nel campo della nanoscienza. Quindi nanoscienza e efficientamento energetico hanno già dei prodotti sul mercato. Poi ci sono i sistemi di illuminazione LED, che fino a 6 anni fa, ma forse entreranno sul mercato, ad oggi, se tutti avessimo più coraggio, toglieremmo tutte le lampadine e metteremo dei LED, perché funzionano meglio, hanno migliora brightness, costano di meno, rientra l'investimento, però vi faccio un esempio, c'è una società di leasing solo in Italia che dà una mano alle amministrazioni pubbliche a cambiare l'illuminazione, che ad oggi è già una certezza. Ce n'è una sola, per farvi un esempio di come poi vedremo, è importante che tutti partecipiamo a questa innovazione se vogliamo cambiare il futuro. Poi ci sono quelli di cui parliamo adesso, ci sono le smart windows. Cosa vuol dire smart windows? Beh, allora, innanzitutto guardiamo ai soldi. Smart windows è un mercato che purtroppo ad oggi non fa girare tantissimi soldi. Speriamo, prima ho disturbato uno delle persone che allo stand in fondo a chiedere come esattamente sono fatti i loro vetri. Bene. Queste smart windows ad oggi, consideriamo che la parola smart, e anche qui si può dire di tutto, immaginiamoci che voglia dire semplicemente brillante, un qualcosa che è intelligente, poi vuol dire un sacco di cose, però, e tante persone lo usano anche fuori luogo. Senz'altro una finestra intelligente è una finestra che può darci dei servizi in più, ci può migliorare l'efficientamento energetico, può essere integrata con la domotica, può darci energia, tutte queste che vi ho detto sono cose che già sul mercato ci sono e fanno parte di una smart windows. Poi ci possono essere anche altre cose, possiamo fare in modo che i suoi dispositivi che sono installati ci facciano aprire e quindi diminuire, oggi si parlava di ambienti chiusi, dove ci stiamo di meno, dove c'è più umidità concentrata in un determinato momento. Bene, se noi vogliamo automatizzare l'apertura di questa finestra, è già una smart windows. Ad oggi sono tutte cose che si possono fare, è ovvio che costano. Bene, cosa vuol dire dal punto di vista pratico dell'Unione Europea, questa bella entità di cui facciamo parte? Beh, vuol dire che si fa vedere che hanno fatto dei grossi studi dal 2007, hanno iniziato a vedere che va cambiato lo scenario energetico, efficientamente energetico, quanto come e quant'altro, hanno fatto degli scenari. Nello scenario 3, che qui viene citato, già solamente se nei nuovi edifici con aria condizionata andassimo a mettere i vetri a controllo solare, che tra 2 secondi proverò a spiegarvi, se ci riesco, perché anch'io faccio fatica a ragionarvi queste cose, andiamo a vedere che abbiamo già un beneficio di un risparmio energetico non trascurabile, un abbattimento del 2,3% di tutta l'Unione Europea come emissioni di CO2. Lo scenario 4 è più ambizioso, dice fermi tutti, no, andiamo a mettere anche un migliore efficientamento delle pompe di calore, vediamo che il 5,5% di emissioni di CO2 scompare. Come sapete, ce l'hanno detto oggi, le emissioni di CO2 derivanti dagli edifici più o meno siamo tra il 22 e il 28%, quindi sono emissioni importanti, già solo facendo questo. Bene, in Italia, parliamo di numeri, bene, possiamo vedere che in Italia usare solamente vetri a controllo solare in tutti gli edifici vuol dire abbattere le emissioni del CO2 del 21,6%. Questi dati non me li sono inventati io, sono dati dell'Unione Europea. Cosa vuol dire quindi qui, adesso guardo da quant'è che parlo, ok, quindi, cosa vuol dire qui smart windows? In questo caso lo declineremo al fatto che siano dei dispositivi che sono in grado, grazie ai quali siamo in grado di modulare la radiazione incidente. Quindi immaginiamoci, non è vero quello che vi dico dal punto di vista scientifico, ma semplifichiamocela, ci arriva dal sole due tipi di energie, due tipi di radiazione, lo spettro del visibile e lo spettro dell'infrarosso. Non è vero, però semplifichiamocela. Cos'è che noi abbiamo bisogno? Del visibile per vedere, dell'infrarosso per scaldarci. Bene, se ci immaginiamo di essere in un ambiente caldo,
ovviamente avremo bisogno di far cosa? Di scindere la radiazione incidente, ipoteticamente impedendo, quando è caldo, all'infrarosso di arrivare e facendo passare ovviamente il visibile. Bene, questa tipologia di blocco parziale dell'infrarosso sono i vetri a controllo solare e sono adatti ovviamente agli ambienti caldi. Quando andiamo nei bassi emissivi è il contrario, siamo ambienti freddi, abbiamo caldo dentro, vogliamo fare in modo di impedire che la radiazione infrarossa esca. E quindi andiamo a mettere un vetro basso emissivo che ci impedisce la parziale, il più possibile totale, anche se non è totale, fuoriuscita di radiazione infrarossa. Quindi queste due cose come vengono realizzate? Beh, vengono realizzate ancora una volta grazie a delle nanotecnologie, perché andiamo a fare dei coating, dei film, dei rivestimenti di ossidi metallici o metalli deposti con tecnologie che può essere sputtering. Non credo che sia questo il momento di disturbarvi, però come vedete sotto ci sono dei nomi di aziende di cui alcune le conoscerete. Questi sono prodotti che sono sul mercato. Bene, c'è un limite. Questi prodotti hanno una buona efficienza, non totale. Dov'è il limite? Trovare il compromesso. Cioè, è ovvio che anche a noi d'inverno ci piacerebbe che il caldo non andasse fuori e d'estate ci piacerebbe che il freddo non entrasse. Avremo bisogno di un sistema dinamico. Ma questi sistemi in commercio, che voi architetti giustamente imponete o consigliate ai vostri clienti, sono statici, così li ho, così li prendo, così mi li tengo. Cosa vuol dire quindi andare verso un qualcosa di smart? Vuol dire cercare di rendere questi dispositivi dinamici e quindi si va nel mondo di ciò che può essere chiamato cromogenics o cromogenico, in pratica un qualche cosa che ha una colorazione che dipende dalla radiazione incidente, luce, sono i fotocromici, gli occhiali fotocromici li conoscete tutti, oppure dipende dalla temperatura, termocromici, oppure dipende da una differenza di potenziale applicata, gli caccio due elettrodi, qualche cosa avviene e cambio, bene. I dispositivi già ci sono quelli elettrocromici. Molto brevemente, i dispositivi elettrocromici ha due stati, on e off. Lo stato on è un vetro normale, lo stato off è un vetro normale, lo stato on applica una differenza di potenziale, il vetro diventa scuro. Quindi blocco tutta la radiazione, peccato che blocco anche la visibile in buona parte, non solo l'infrarosso. Per fare questo è un meccanismo, diciamo, una reazione elettrochimica, sono degli ioni di litio che entrano e escono da questa struttura di nanocristalli di triossido di tungsteno e questo meccanismo e questo dispositivo è già sul mercato. Non faccio nomi perché basta andare a vedere, ci sono multinazionali che hanno investito decine di milioni di euro in questi prodotti che non tutti voi architetti utilizzate perché costano un sacco di soldi. E a voi architetti non, di solito, dall'esperienza che ho vissuto quando lavoravo in azienda, ho fatto su questo una startup, non piacciono più di tanto perché non è totale la trasparenza che vi danno quando sono in stato on. Quindi vi cambiano al vostro cliente e a voi la visione dell'esterno. Bene, quindi abbiamo due tipi di prodotti sul mercato ad oggi, uno statico, uno dinamico, abbiamo detto bassi emissivi, controllo solare, selettivi, quindi sono i glass statici, che quindi hanno una ottima trasparenza, ma non possono switchare, così sono e così me li tengo. Ho gli elettrocromici, possiamo vedere qui, quando sono off è un vetro normale, lo switcho, lo tengo colorato, scuro, tint, ma non sono del tutto trasparenti. Quindi abbiamo quello che si chiama, l'abbiamo visto prima, l'unmet need. Quindi c'è un'esigenza di sviluppare un nuovo prodotto. Il nuovo prodotto, ve lo butto lì, perché è un prodotto che ad oggi ci sono due gruppi di ricerca in tutto il mondo che ci lavorano. Quindi se va bene lo vedremo sul mercato tra 5, 7, 9 anni, non ve lo so dire. Si potrebbero chiamare dispositivi plasmocromici. Sono dei dispositivi che ovviamente sono ideali, come potete vedere, rimangono trasparenti, cioè fanno passare, quando sono in dark mode, tutta la radiazione visibile, e quasi completamente, per un occhio che non è uno spettrofotometro, quindi non è uno strumento, e per il nostro corpo bloccano tutta la radiazione infrarossa. Come otteniamo questi dispositivi? Ancora una volta, ricorrendo alle nanotecnologie, ricorrendo al fatto che andiamo ad applicare una differenza di potenziale e andiamo a modificare i nanocristalli che sono in queste strutture, andiamo a cambiare questa bellissima cosa che è la frequenza di risonanza plasmonica. Sono degli elettroni nei metalli di conduzione esterni, anche questo lo andate a vedere su internet perché dopo dico delle inesattezze perché non sono un fisico. E quindi questo è il futuro, plasmocromici. Ve l'ho buttati lì, in Italia c'è chi lavora, c'è chi ci lavora. Se voi architetti sarete interessati a questa presentazione, avrete riferimenti, c'è un gruppo italiano, ce ne sono due al mondo, una a Berkeley, quella bellissima università in California, l'altra è in Italia.
Bene, questi è il futuro. Proviamo a vedere un pochino più concretamente. Andiamo a vedere quelli che sono i dispositivi fotovoltaici. Voi tutti avete sentito parlare di fotovoltaico, ovviamente, di fotovoltaico integrato. Vuol dire tutto. Per quanto riguarda il sottoscritto, fotovoltaico integrato vuol dire che l'architetto si mette lì e vede una finestra che produce energia elettrica con poca modifica di questa colorazione. Ad oggi questi prodotti sul mercato non ci sono. Qual è una tecnologia? Una tecnologia sono queste celle di terza generazione. Brevemente, le prime erano quelle silicio monopolicristallino, le seconde erano i film sottili, le terza generazione sono di due tipi. Celle fotoelettrochimiche sono queste e celle organiche, le fully organic, se le potete sentire chiamare heterojunction come volete. Questo è un dispositivo elettrochimico, cioè ho un anodo e un catodo, faccio transire degli elettroni e ottengo, sfruttando la radiazione elettromagnetica, quindi il sole mi attiva questa radiazione elettrochimica, riesco a produrre dell'energia elettrica. Bene. Quando parliamo, è divisa in tanti strati, parlo in fretta perché questo credo non vi interessi, questo è un prodotto, questo è stato inaugurato qualche mese fa a Losanna, all'École Polytechnique di Losanna, in onore di Michael Gretel, quello che nel 1991 ha fatto il primo articolo su Nature sulle DSSC, che sono questo tipo di dispositivi, si chiamano fotoelettrochimici, ok? Però è una vetrata, fatta da celle di 30x30. Io ho lavorato in un'azienda che ha investito diversi milioni di euro in questa tecnologia, non sono ancora sul mercato. Bene, ma che cosa è successo? Beh, uno può fare mille studi, qui ci sarebbero gli economisti, gli ingegneri gestionali, facciamo una bella analisi SWOT, la famosa strength, weakness, opportunity and threats. Cosa succede in pratica? In pratica è difficile fare innovazione, ma non è che lo dico perché io non ci sono quasi mai riuscito, ma perché è vero. E quindi bisogna andare a vedere quali sono i problemi per cui uno non riesce a fare innovazione. E quindi uno va a sviluppare tutti questi studi, qui adesso il tempo giustamente sta finendo e quindi vado più in fretta, arriviamo alla fine e vediamo che ci sono questi fattori limitanti, ci blocchiamo a un certo punto nell'innovazione. E cosa vediamo che succede? Vediamo che c'è la possibilità di rendere abilitante una tecnologia. Adesso fa fenomenale, l'Unione Europea le chiamano le Key Enabling Technologies, queste tecnologie chiave per sbloccare l'innovazione. Ancora una volta, una di queste sono le nanotecnologie. Cosa succede? Succede che per fare innovazione ci vogliono questi ecosistemi, cioè bisogna coinvolgere tutti gli attori, perché per sapere che il prodotto deve essere personalizzabile c'è l'estetica, e non lo dico perché credo tutti quanti voi siete architetti, ci vogliono degli architetti, perché uno scienziato, un ingegnere non lo può capire, e quindi bisogna mettere al tavolo gli architetti. Quando uno ci è riuscito, credetemi, non con voi architetti, ma con tutti i professionisti che servono, l'innovazione è partita. Qui avete visto una parola che vi riporterò dopo, sono questi Living Labs. Noi pensiamo, e speriamo di riuscirci, poi magari falliremo, che questi Living Labs debbano essere questi ambienti aperti dove si sviluppa questa open innovation, dove al tavolo, con molta fatica nel caso italiano, si chiamano un po' tutti gli attori che servono per sviluppare innovazione. Ovviamente, partendo dal presupposto che si parla di soldi, tutti ne devono prendere un po', altro problema molto complesso. Dov'è l'evoluzione? L'evoluzione a un certo punto si va a vedere che questi dispositivi fotoelettrochimici, ancora ci sono multinazionali che ci lavorano, ci sono ancora prodotti, ma voi architetti probabilmente li conoscete poco perché ancora una volta sono piccoli dispositivi da mettere nelle vetrate. Voi avete bisogno di un 3x3, non c'è nessuno che lo può fare, perché ci sono limiti tecnologici e sono anche limiti economici, e ci sono anche limiti dati dal fatto che il tempo avanza, la tecnologia si evolve, il fotovoltaico costa di meno, questo continua a non costare di meno. Quindi dove è stata l'evoluzione? L'evoluzione è andata verso lo sviluppo di un dispositivo più intelligente. Quindi cosa si è fatto? Si è cercato di integrare il fotovoltaico con l'elettrocromico che avevo fatto vedere fuori. Sono venuti questi dispositivi che si chiamano fotovoltacromici, cioè dei dispositivi che sono in grado di contemporaneamente, e questo grazie all'elettronica si può modulare, produrre energia elettrica, quindi fare funzionare il dispositivo come un dispositivo fotovoltaico, quando c'è luce e quando non serve oscurare. Nel momento in cui serve oscurare si switcha, si fa funzionare il dispositivo come elettrocromico, grazie all'energia che ho prodotto. Io ovviamente manco un passaggio che tutti vi sarete accorti, ma quando io produco tanta energia e non ho bisogno di elettrocromico, bisogna integrarci anche una batteria, ma questo ancora una volta sarà ricerca. E alla fine io quindi riesco a ottenere un dispositivo che insieme è fotovoltaico ed elettrocromico. Anche qui chiedete, ci sono già sul mercato? No, ci sono 50 gruppi di ricerca che ci lavorano al mondo, non due come nel caso dei plasmocromici, si fanno dispositivi 10x15, efficienze discrete, si vedrà se si andrà verso il prodotto sul mercato. Per concludere,
Io ho cercato, e spero di essere stato, anche se frettoloso come al solito, abbastanza chiaro, nel cercare di trasmettervi che fare innovazione ad oggi, e quando parlo di innovazione, nel mio caso parlo di innovazione tecnologica, come quella necessaria delle smart windows, bisogna avere soldi. Per avere soldi bisogna riuscire a coinvolgere tutti quanti, vuol dire i famosi stakeholders, quindi anche le amministrazioni pubbliche, i fondi di investimento, le assicurazioni, tutto il sistema bancario, il business, cioè le imprese, la ricerca, ma anche i liberi professionisti. Cioè, se voi vi immaginate l'apporto che voi potreste portare, come l'interessantissima penultima presentazione su questa struttura fantastica fatta a Roma, se voi vi immaginate che un architetto possa portare poco dentro l'innovazione tecnologica, è l'unica certezza che vi do oggi, vi state sbagliando. Perché poter sviluppare un prodotto avendo chi lo vive il prodotto sul mercato è una delle cose più difficili. Perché voi parlate una lingua, il ricercatore che lavora sulla modifica della nanoparticella in uno strato quasi da 1 all'almeno da 10 alla meno 10 parla un'altra lingua, l'impresa parla un'altra lingua, e cosa bisogna fare? Bisogna cercare di sviluppare nuove figure professionali che siano in grado di capire e di agire un po' da mediatori culturali, cioè un qualcuno che è in grado di andare a parlare col bambino, col signore, eccetera, e capire con loro di che cosa il mercato ha bisogno. Come sapete, la cosa più difficile nello sviluppo del prodotto è il famoso market survey, cioè andare a studiare il mercato, capire cosa vogliono. Poi, una volta col prodotto, devo anche andare a fare il business development, devo andarlo a mettere sul mercato questo prodotto e a venderlo. Bene, tutto questo percorso, e poi concludo, ha bisogno di questi ecosistemi. In Italia si sta cercando di farli, cosa che magari non tutti sapete, dal 21 gennaio La definizione di startup innovativa con dei benefici fiscali è stata ampliata anche alle PMI, quindi alle piccole e medie imprese. Ci sono finanziamenti regionali, nazionali e europei a cui si può cercare di accedere. La selezione è molto dura, ma vi posso garantire, perché ho fatto il valutatore a Bruxelles, è trasparente. Non è vero, quando sentite dire no, ma Bruxelles, no, vinci per... No, non è vero, vinci perché fai un bel progetto. Non vinci se sei figlio di qualcuno, ve lo posso garantire. Quindi fare innovazione, per concludere, bisogna crederci. E bisogna avere voglia, e bisogna avere tre cose che dice ad oggi una persona che è consulente di Obama alla education. Dice che per fare innovazione i bambini e tutti dovremmo avere play, passion and purpose. Giocare, avere passione e avere un fine chiaro che si vuole raggiungere. Grazie. Grazie, Luigi, tantissimo. Allora, facciamo 10 minuti di pausa, va? Così...